Ciao ragazze, bentornati su Filomena Amore. Finalmente un video dove mi siedo e chiacchiero con voi in versione super natalizia, come potete vedere dal mio bellissimo pigiamino super gingerbread. Lo avete amato su Instagram? Se non mi seguite ancora su Instagram, cercate Filomena Amore oppure il nick che vi metto qua sotto in sovraimpressione, perché siete impazzite totalmente per il mio nuovo pigiamino. Comunque, partiamo subito perché, ragazze, io non potevo crederci, sono riuscita a fare tutti i regali di Natale in meno di un'ora, perché io penso di aver impiegato non più di 45 minuti, ma soprattutto a spendere molto meno di 100 euro, perché tutto quello che vi farò vedere l'ho pagato all'incirca 95 euro, ma ci sono anche delle cose che ho preso per me o comunque per la casa, e di conseguenza i regali, e sono molti regali perché saranno una decina di regali, ho speso meno di 100 euro per 10-12 regali. Sono cose molto carine, super utili, vi dico, non è stato semplice fare i regali quest'anno perché comunque è un Natale un po' particolare, non abbiamo tutta questa vita mondana, quindi ho cercato comunque di regalare cose utili, cose confortevoli, comunque di fare un piccolo pensierino. Non ho esagerato, naturalmente, ho fatto dei piccoli pensieri. Gli unici regali che non vedrete in questo video haul è il regalo di Gabriele, poi mancano i regali di Megan perché li ho fatti a parte, sì, ma in realtà in questo video haul c'è anche qualche regalino per Megan che lei non saprà. Naturalmente, tenete conto che non dirò a chi appartiene ogni regalo, perché altrimenti mi sgamano tutti i regali di Natale. C'è il sole, scusate. Di conseguenza io vi farò vedere questo video haul di idee e poi voi potrete magari appunto prendere spunto e capire che anche il pensierino, ma pensato, appunto proprio per questo si chiama pensierino, può fare la differenza senza andare a spendere grosse cifre. Prima di partire, se non siete ancora iscritte su Filomena Amore, cliccate qua sotto, è gratuito, non vi perderete tutti i prossimi video e potete rivedervi anche quelli che ho già pubblicato. Lasciate un like se non vedete l'ora di guardare nei miei sacchetti tutti i regali di Natale. Allora, con la mia fida assistente. Buongiorno Megan. Buongiorno, Megan assistente manager, controllo spazio. Controllo qualità dei miei video haul, Megan. Andiamo a cominciare subito. Vai amore. Primo. Passerà a lei. Di questi vedi ce ne dovrebbero essere due. Sì, vai, però io dopo lo... Allora, il primo prodotto che vi faccio vedere, ragazze, è questo. Ed è praticamente, vi farò dei close up, è un set di pennelli per occhi. Come vedete ci sono ben 5 pennelli e inoltre c'è anche il portapennelli, quindi tranquillamente lo potete anche inserire in borsetta o comunque portarvelo in viaggio. È costato solo 5 euro, ma mi piace molto soprattutto il colore, perché in questo rosa piuttosto acceso, un po' fragola, satinato, e per 5 euro vi devo dire che il rapporto qualità-prezzo è buono, perché i prodotti beauty di Primark sono dei prodotti comunque che hanno una buona qualità, vi dico. Io ho provato diverse cosine, tra cui ho provato per esempio le tinte labbra e mi sono trovata veramente veramente bene. Io ho preso due di questi per due persone, non dirò chi, e le ho pagate appunto 5 euro l'uno. Dentro trovate, per info se lo volete acquistare anche per voi, c'è il pennellino sottile per fare la riga di eyeliner, c'è il pennello per sfumare, c'è l'altro pennellino per fare la parte inferiore dell'occhio, poi c'è quello per stendere naturalmente l'ombretto e un altro per sfumare, quindi insomma questo qui. Poi ho preso questa sciarpina, diciamo non è una pashmina, è proprio una sciarpina, però di questo tessuto un po' più leggero e quindi non di super lana. Eccolo qua, in questo bellissimo color grigio. C'erano tanti colori, mi piaceva anche molto il chiaro e poi mi piace perché ha una trama tipo come se fosse, cioè il sole, scusatemi, cercherò di stare un po' più indietro, praticamente tipo anido d'ape, mi piace molto, è morbidissima e questa è venuta 4 euro. Amore, ecco qui, veniamo a lui che secondo me è super carino, non l'ho mai visto prima, l'avevo visto mesi fa ma non l'avevo preso, ed è la Gingerbread House, ovvero la casetta dell'omino di pan di zenzero, però versione Lego, ed è secondo me carinissima. Poi viene solo 7 euro, quindi credo che sia un super regalino, perché è bella da costruire, ma soprattutto sapete che io adoro Gingerbread, si vede anche dal mio pigiama di oggi, dalle casette che ho sparse in giro per casa. Se avete visto il video degli addobbi di Natale da non perdere, avete visto che ho diverse casettine. Questa qui sono 210 pezzi, quindi anche piuttosto importante, ci mancava, e quindi qualcuno di fortunato riceverà questo regalo. Poi
questo è l'altro set di pennelli. Ho preso poi, ragazze, perché oggigiorno bisogna anche fare, diciamo, anche ai bambini il regalo giusto per quella che è l'attività maggiore che fanno. Comunque io ho preso per esempio ad alcune nipotine dei regali di giocattoli in legno. Vado a vedere molto qual è l'attività, insomma, che fanno i bambini e cerco di semplificargliela o comunque rendergliela più allegra. Ho voluto prendere questi che sono carinissimi anche proprio per voi e sono delle cuffie che potete utilizzare al PC, al cellulare, al tablet, stereo, rosa, bellissime, e vengono solo 6 euro. Soft touch, quindi sono super morbide. Queste le andrò a prendere anche per me la prossima volta che vado, perché secondo me sono bellissime. A me piacerebbero quelle per regalo, però non so quale. Non si sa qual è il tuo. Veniamo con un'altra sciarpa. Questa qui invece è più pesante, infatti costa un po' in più, ed è in questo color vinaccia. Eccola qua, questa qui viene fatta in questo modo qui, con le frange, è bella bella calda. In passato ne abbiamo utilizzate altre, ne ho regalate altre e ci siamo sempre trovati bene, la qualità è molto valida. Vai Megan! Ah, questo me l'ero dimenticato! Questo è un set bellissimo, ragazze, sia per il colore sia per l'utilizzo, e si chiama Big Hair Don't Care. Praticamente è un set da 12 euro dove all'interno vengono 1, 2, 3, 4, 5 spazzole, di cui 2 per fare la piega, 1 per pettinare, una tangle teaser che toglie i nodi, un pettinino e ben 3 becchi, come si chiamano, Megan? Becchi d'anatra, non so cosa sto dicendo, comunque le mollette, ragazze. Ed è bellissimo, è tutto rosa, che ve lo dico a fare, quindi questo non potevo lasciarlo lì. Ah, dietro c'è proprio la descrizione di tutte le spazzole, infatti quella morbida, large blow dry brush, che sarebbe la spazzola grande per asciugare i capelli, quella media, le clip, 4 clip dovrebbero essere, pensavo 3, no, sono 4, la tangle teaser, il pettinino, bellissimo. Poi, amore, un'altra sciarpina, sono andata di sciarpine quest'anno, questa è carina ma è da uomo, l'ho presa da uomo ed è appunto sfumata con il blu, l'azzurro, tipo carta da zucchero, grigio, il nero non c'è, no, è molto molto carina, è un pochino più sottile, vedete, però è un pochino più sottile come modello ma è parecchio calda e questa anche l'ho pagata 5 euro. Poi veniamo, qui ne ho prese 3, ragazze, perché mi piacciono un sacco, sì. Sono 3 misure diverse perché ho preso per 3 persone. Questo è stato veramente un super affarone perché utilizzo da tantissimo tempo, e se seguite i miei video lo sapete, le ciabatte di Primark, mi ci trovo benissimo, sono comode e quindi ho voluto prendere da uomo queste qui, che sono delle ciabatte super morbide con il memory foam tipo spugna morbida, però hanno la base in plastica, quindi non, insomma, evitate di scivolare, di farvi male, e sono super veramente morbide. Ovviamente sono nere, quindi anche adatte per qualsiasi pigiama, soprattutto da uomo, perché con gli uomini sappiamo un po' difficile, ma la cosa più bella è il prezzo, perché vengono solo 3,50 euro. Quindi ho preso una L che veste il 44 e il 45, una XL che veste il 46-47, e per finire, amore, ci dovrebbe essere un altro paio? Queste? Sì, una M che invece veste un 42-43. Ragazzi, ho fatto scorta perché veramente secondo me è un regalo, a me piacerebbe, un regalo gradito. Parlando di ciabatte, questi li ho presi, ci saranno anche delle cose che non sono propriamente dei regali, questi li ho presi per Megan, erano a sconto, il pacco da 5 calzini in questi bellissimi colori molto molto tenui e pastello, sono alti e venivano solo 2 euro, quindi li ho presi. Questo è un altro regalino, ho preso questo set di cappellini per una persona che so che li utilizza molto anche per andare al lavoro o comunque in generale per uscire, perché secondo me è proprio carino il modello, vedete, è molto plain, molto semplice, stiloso. Ho preso uno grigio scuro e uno nero e mi piace perché poi hanno anche qui nell'angolino lo stemmino, tono su tono, mi piace molto, e questi li ho pagati 4 euro. Poi queste sono le mie, le ho prese per me, e queste, ragazze, ve le segnalo perché è caduto tutto coso, ve li segnalo perché io le avevo presi lo scorso anno, non lo rompere Megan, da H&M pagandole tantissimo, però le avevo prese blu notte e un color grege
forse era più un beige, un nude, bellissime. Le ho trovate nere da Primark, quindi le ho volute assolutamente prendere e vi sto parlando, ragazze, di queste federe qui, io spero si veda qualcosa perché c'è parecchio sole, poi le vedrete sicuramente nei miei video di cleaning motivation, di arredamento, quindi mi raccomando iscrivetevi qua sotto al canale per non perdere tutti i prossimi video, e hanno un prezzo allucinante perché vengono solo 4,50€, sono 45x45 e ragazze sono morbidissime, hanno praticamente il disegno è in velluto e la base è tipo raso, sono belle belle belle, io ho prese nere, cioè c'erano solo nere, in realtà ne ho prese due. Poi, questo è stato un deal bellissimo, se riuscissi ad aprirvelo senza rovinarlo ve lo faccio vedere. Questo set, stationery set, Christmas stationery set, è una scatola, aspetta amore, che voi praticamente aprite ed è piena di pennarelli, va benissimo per i bimbi piccoli. Fammi vedere se l'altra è più semplice, magari un po' più aperta. No, forse questa qui è più semplice, ve la voglio far vedere perché io sono rimasta, no no mega c'è lo scotch, fermati, sono rimasta super veramente impressionata quando l'ho vista, forse riesco ad aprire, e dal prezzo soprattutto, perché venivano solo 3€ e invece un regalo secondo me super gradito per i bambini. Questo è un altro regalo che mi piacerebbe. Ah pure? Vediamo se ti piace, non l'hai vista ancora dentro con me. Praticamente voi togliete il coperchio, se mi riesce ragazze, togliendo il coperchio all'interno ci sono i pennarelli con questo che non so bene che cosa sia, e poi la scatola magicamente, magicamente se mi ricordo come si fa, si apre così a strati, vedete? E dentro troviamo diverse cose, tra cui i pastelli a cera, la gomma per cancellare, sì, c'è gli acquerelli col pennello, i pastelli normali col tempera matite, cioè è veramente veramente super ricco. Poi si richiude in questo modo qua. Penso che il prezzo, il prodotto in sé che è super carino, per 3€ non potevo lasciarlo lì. Oddio, vediamo di richiuderlo per bene, Megan. No, davvero questo mi piacerebbe. Però questo qui era sconto, perché in realtà veniva di più a prezzo pieno, ma con lo sconto ho pagato 3€, ne ho preso uno e due, chissà chi saranno i fortunati destinatari di questi regali. Poi, assistente, però devi prendere le cose, no? Questo l'ho preso per me, per il mio studio, era unico e solo lì. Adoro perché ha proprio la stampa che io adoro, che a me piace molto, la stampa molto brush, molto blossom, ed è il calendario 2021. Questo è da appendere, vi faccio vedere prima di tutto la stampa che secondo me è uno spettacolo, ragazze. E poi, aspettate che lo apro, per ogni mese c'è praticamente il calendario fatto così a griglia, che è super comodo perché potete prendere anche lasciare delle note all'interno e quindi quando lo andate a guardare la mattina o altro sapete già cosa avete da fare e programmarvi le giornate in questo modo, o comunque mettere un piccolo reminder per poi andare a vedere nell'agenda, nel planner più grande, i dettagli del vostro appuntamento o comunque dei vostri impegni. Le pagine sono tutte uguali, vi faccio vedere un altro mese, ecco settembre, che è un mese molto importante per noi perché c'è il compleanno di Megan. Andiamo fino in fondo, non sono riuscita a sfogliarlo il negozio, no, finisce con dicembre semplicemente. E io lo adoro, ma soprattutto adoro il prezzo. Ho sempre odiato i calendari che si appendono. Questo penso proprio che lo appenderò. Trattamelo bene? Sì. Finiamo in botto. Finiamo in botto, come dice Megan, in bellezza. Ho trovato un prodotto super utile per tantissimi scopi. Nasce come un organizzatore, un beauty storage, quindi per organizzarvi, ragazze, le cose di bellezza. Ma in realtà io lo utilizzerò in cucina e vi farò vedere poi un aggiornamento, insomma, della mia dispensa, del mio frigo. Quando l'ho visto sono impazzita perché l'ho cercato per un sacco di tempo, in Italia era irreperibile, ma il nostro Primark super UK, super inglese è riuscito a farlo arrivare anche in Italia ed è lui. Dici, Filo, che cos'è? Vi farò un close up qui per farvelo vedere, o comunque vi metterò una foto. È un organizzatore a piani girevole. Sono tre piani e praticamente voi girate e dentro potete riporre tutti i vostri prodotti o quello che è. Allora ragazze, mi sta lampeggiando la batteria, quindi io, come vedete, ho fatto tutti i regali. Mancano qui quelli di Megan perché comunque sono dei giochi più importanti che avevo già acquistato,
e manca quello di Gabriele, ma con meno di 100 euro, perché ho speso 95 euro tutte queste cose, ma soprattutto ho preso anche, come vedete, questo che viene 14 per me, le federe di cuscine, eccetera, quindi ho speso molto meno di 100 euro, ho fatto i regali a tutti. Come vedete, basta il pensiero, un po' di inventiva e riuscite con un po' di fantasia ad accontentare tutti, perché si può fare. Se il video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un like, di iscrivervi qua sotto se non siete ancora iscritti su Filomena Amore. Fatemi sapere se voi avete fatto tutti i regali, ma penso a questo punto di sì. Io ho fatto tutto in meno di un'ora. La mia assistente Megan vi saluta e vi augura buon Natale, e anche io un bacio, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao.